Ragazzi, sono Barbie Xanax e benvenuti in un nuovo video. Ho deciso di fare sempre più video che non fossero solamente recensioni, così da potervi offrire qualcosa di diverso. Nel caso voi scrivetemi qui sotto se avete dei temi, delle curiosità per quanto riguarda il cinema, e io sarò felice di dedicargli un video. Oggi vi voglio parlare di un tema in cui parliamo in maniera un po' smalizzata del cinema, ovvero perché il cinema è sempre più spesso politicamente corretto. Parliamone. Allora, come sapete, vi ho fatto dei video per quanto riguarda il politicamente corretto e tutte queste cose. Il termine è nato, diciamo, in senso dispregiativo per etichettare quelle rivendicazioni di diritti che da alcuni erano ritenuti un po' robetta. Quindi politicamente corretto non è un termine, diciamo, neutro, ha un certo tipo di connotazione politica. Per politicamente corretto ultimamente si intendono tutti quei film che non siano discriminatori oppure che abbiano al loro interno dei personaggi o degli attori che non siano bianchi oppure che non siano etero, oppure ancora i remake che vedono come protagoniste dei personaggi femminili. Ma parliamo proprio di questo: perché il cinema sta andando in quella direzione? Allora, come sapete, determinati temi a me stanno estremamente a cuore, però il cinema non è una persona con un cuore, il cinema è un'industria e le industrie sappiamo in che direzione vanno, vanno in direzione in cui c'è denaro. Perché quindi il cinema ci sembra sempre più così politicamente corretto? Perché la nostra società sta cambiando e sta iniziando a premiare maggiormente tutti quei prodotti che si vedono sensibili verso quella direzione. Pensate anche a altre industrie, pensate per esempio all'impatto economico che ha avuto la linea make-up di Rihanna, che si è basata proprio sull'inclusività per quanto riguarda l'incarnato delle persone, il genere, gli elementi che raramente prendevano spazio e ancora più raramente venivano esaltati da un certo tipo di industria come quella della bellezza. Ne ha fatto il suo marchio e, diciamo, le industrie non fanno mai determinate mosse perché sono buone e gentili e vogliono l'emancipazione. Il cinema per primo non è esattamente da questo punto di vista. Ovviamente ci saranno quelle persone che sono molto interessate a dare un certo tipo di messaggio, però il cinema di per sé quasi sempre pensa a un punto, pensa a come guadagnare. E soprattutto in un periodo in cui quasi tutti ci lamentiamo per sempre gli stessi film al cinema, vogliamo qualcosa di nuovo, in un momento in cui il cinema, insomma, sta vivendo anche un piccolo terremoto, perché come sapete è cambiato il baricentro, il mercato statunitense non è più quello più importante a livello mondiale, ma anche le serie TV stanno togliendo molti soldi al cinema, perché sempre più spesso le persone parlano di prodotti cult, che sono serie TV, e sempre meno spesso parlano del film cult. Magari qualche anno fa c'era il film del momento, come per esempio La Passione di Cristo, e andava ovunque, le persone parlavano della Passione di Cristo, parlavano di Avatar. Adesso magari la stessa identica cosa ti capita per una serie TV, la serie TV di Netflix, tutti parlano esattamente di quella cosa. E il cinema risente un pochino del fatto che non sia più sulla bocca di tutti, che vuol dire molto spesso perdere anche dei soldi. Può essere per varie motivazioni, motivazioni economiche, ma anche di qualità. Molto spesso le serie TV si sono distinte anche per prodotti un po' più scabrosi in un certo senso, vanno a parlare di temi che il cinema molto spesso ha evitato, temi come, non lo so, la dipendenza, temi come il razzismo, ma tentano anche di usare un pochino, mettendo come protagoniste quegli attori o quei personaggi o quelle storie che il cinema ha sempre avuto un po' paura di mettere in scena, anche perché, ammettiamolo, il cinema rischia molti più soldi perché un film costa molto di più di una serie TV, quindi è un po' più con i piedi di piombo. La serie TV si può anche permettere di fare magari 5 puntate su un certo tipo di argomento, perché tanto i soldi investiti che possono andare persi sono molti di meno. Il cinema va un po' più con i piedi di piombo e tutti questi elementi hanno fatto un po' perdere terreno al cinema, che ovviamente vorrebbe prendere dalle serie TV tutte quelle cose che le rendono uniche e tentare un po' di far soldi su queste cose. Quindi proprio per questo motivo tenta di capire, le idee, quello che vuole la società per darglielo, per così poter far soldi il cinema. E sempre di più la nostra società vuole dei messaggi, però il cinema, esattamente come altre aziende, tentano di creare una narrativa. Black Panther non è un personaggio creato semplicemente per i bambini afroamericani che non si sentono rappresentati e vogliono essere supereroi. Black Panther è un personaggio su cui è stato sviluppato un film con dei fini di marketing, ovvero c'è un vuoto nel mercato, il vuoto del mercato è un supereroe afro, e quindi prendiamolo noi, facciamoci soldi, ed è stata una buona mossa. E questo riguarda per tutte le altre cose. Il cinema non è che sta andando in una direzione perché ha un buon cuore, il cinema, insomma,
sta sempre un po' lì con la mano al portafoglio, sia per essere un po' attento sul fatto che non perda soldi, sia sull'essere attento su dove stanno andando i soldi, e tenta di dare al pubblico quello che il pubblico vuole, un po' intortandoci, diciamocelo tranquillamente, perché il cinema è anche questo, ci vuole regalare dei sogni, che siano essi di parità oppure il sogno di diventare ricchi, il sogno di diventare una star, ci vuole regalare un sogno. Sempre più spesso vediamo il cinema politicamente corretto proprio per questa cosa, perché se un film viene fortemente criticato per dei messaggi che non piacciono, molto probabilmente quel film non vedrà di nuovo la luce. Chi ha creato, ha prodotto quel film probabilmente non ne farà un secondo, chi ha scritto quel film probabilmente passeranno anni prima che ne faccia un altro, perché di base se un film viene fortemente criticato o diventa davvero il boom del momento in cui tutti vogliono andare a vederlo per criticarlo, oppure ancora fa flop. Nessuna azienda vuole fare flop, quindi proprio per questo il cinema tenta di evitare questi drammi, queste polemiche, e proprio per questo tenta di dare al pubblico qualcosa che non sia criticabile, qualcosa che piaccia, qualcosa che desiderano e al momento sul mercato non c'è. Quindi proprio per questo vuole fare soldi. Quindi proprio per questo dà un certo tipo di prodotto, ma il fine principale è che il cinema vuole fare soldi. Quindi perché vediamo sempre più spesso dei prodotti con dei personaggi di un certo tipo, delle storie di un certo tipo? Perché il cinema ha imparato l'importanza di tutte queste cose, della rappresentazione? Mi piacerebbe poter credere così, mi piacerebbe poter credere che lì fuori ci siano dei produttori disposti a investire milioni semplicemente per far sentire parte della società un ragazzo emarginato. Però sappiamo esattamente che la verità non è questa e sappiamo benissimo che i film molto spesso sono fatti per uno scopo, quello di guadagnare, soprattutto se sono molto ampi, con tanti investimenti dietro. Certo, ovviamente possono dare dei messaggi positivi e questa è una cosa di cui tutti noi siamo molto felici, però non lo fanno certo gratis, non lo fanno certo per buon cuore, hanno sempre il loro tornaconto. E questo è il motivo per cui noi vediamo dei film sempre più politicamente corretti, che in realtà non sono politicamente corretti, stanno semplicemente riempiendo una richiesta che al momento ha pochi titoli che possono soddisfarla. Questo è il motivo. Se avete delle domande sul cinema, ovviamente scrivetemele qui sotto. Ditemi se vi viene in mente qualche esempio di un film secondo voi che è stato fatto un po' per far soldi, anche stato tacciato di essere politicamente corretto. Scrivetemelo pure qui sotto, sono curiosa. A me è venuto in mente un po' Black Panther, che è un grande progetto, che è molto bello, come sapete, ve ne ho parlato anche nelle recensioni. Però, insomma, non è una cosa fatta niente per niente, comprensibilmente. Però sono curiosa dei vostri titoli, quindi scrivetemeli qui sotto. Se avete delle domande sul cinema, come al solito, scrivetemeli qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Spero sia stato un video interessante, fatemelo sapere con un commento. E grazie mille ancora per aver visto questo video e ciao!